Una lettera scritta in data 4 marzo del 1915 a Raffaellina Cerasi, padre Pio scrive le seguenti parole: L'anima che non ama Dio non si cura punto di Dio, non sente affatto il timore di non amare Dio, non si dà mai la pena di pensare a Dio con desiderio sincero di amarlo, e seppur qualche volta il pensiero, l'idea di Dio si presenta alla sua mente, la vedrete subito, o quasi subito, allontanarne l'idea dal suo pensiero. Consolatevi, vi ripeto, che finché voi temete di non amare Dio e temete pure di offenderlo, voi già l'amate, voi già non l'offendete, punto. Oh, piacesse al cielo che tutte le anime sentissero il timore che voi sentite, sarebbe sbandita dalla faccia della terra l'offesa al Signore. Non si vedrebbero più tante anime che vanno prive di amore di Dio. Se così fosse per tutte le anime, ci credereste? Noi perderemmo il concetto di anime prive di amore di Dio, perderemmo il concetto persino del peccato nella creatura umana, e solo tutto questo noi il contempleremmo in quei disgraziati spiriti angelici decaduti e spogliati della loro dignità. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.